Questi numerini sono quelli che danno la differenza fra i vari la, perché voi sapete che un la lo posso fare col diapason, col violino, cantando, sentendo il segnale di libero dalla cornetta che è accordata in la. Quindi quando sentite il tu-tu del telefono è un la a 440, però certo che non è un la suonato al pianoforte. Quindi in questi hanno l'armonica che è la solita, quindi lo spazio di funzioni che voi usate è le funzioni continue che hanno come frequenza 440 Hz, va bene? Quindi non meno pi greco pi greco, ma sarà un pi greco su 440, qualcosa del genere. E tra meno pi greco e più pi greco, tutti e due divisi per 440. E le armoniche, quindi non il seno base, ma quando aumentate questi n qui, il numerino che mettete lì davanti è quello che fa la differenza del timbro. Cioè non cambiate la frequenza, ma cambiate come suona. Cambiate il suono tra la cornetta e il violino di Stradivari. Quindi fra un oggetto che avete tutti in casa e un oggetto che costa quanto una casa. Sta tutto nelle differenze dei coefficienti di Fourier, anche in chi lo suona, ma insomma per un la semplice diciamo che tutti siamo capaci a suonarlo. Questa è la base di tante cose, è la base per esempio di tutta la musica elettronica. A un certo punto si è cominciato a produrre la musica per cui questi coefficienti qui si sceglievano a priori e quindi si facevano le onde pure, perché il seno puro ha un suono molto, cioè una vibrazione di onda a 440 è un suono molto elettronico, il suono del Moog più o meno o del Theremin, questi tipi di suoni qui sono un'onda pura, quindi una cosa che suona tutto fuorché naturale. Perché in natura ci sono risonanze e quindi ogni suono porta con sé un carico di armoniche. E la possibilità dei sintetizzatori di emulare i suoni, cioè andate a registrare, campionate il suono di un violino, capite come suonano le sue armoniche, andate a riprodurlo su una tastiera, su un computer, su quello che volete. Quindi potete riprodurre il suono. Ovviamente è un pochino più complicato perché un suono c'ha una fase d'attacco, cioè il colpo di lingua del flauto, o l'attacco della pennata del violino, o la pressione sul pianoforte, o il plettrata sulla chitarra. Poi c'è una fase di suono normale e poi una fase di ricadimento dell'onda, che dipende da come è fatto. Quindi, però in qualche modo lo potete fare, più o meno raffinatamente. Ma non solo, potete decidere di sentire più alti oppure più bassi quando equalizzate. Se io voglio sentire più bassi, punterò a alzare i coefficienti, quindi moltiplico, amplifico i coefficienti che hanno gli n bassi. Se voglio sentire più alti, amplifico i coefficienti, quindi do più peso a quei coefficienti lì che hanno i coefficienti più alti, o semplicemente spengo gli altri. Quindi ho il mio vettorino che è fatto 1, 7, 45, voglio i cosi primi li metto a 0. E sento i suoni alti, oppure da un certo punto in poi metto tutti zero e sento i suoni bassi. Questi sono i filtri, così ti passa alto e passa basso. Ok? E quante volte voi equalizzate? Ora forse decine in un giorno, no, ma molto spesso, perché voi accendete la radio e tante volte avete il vostro preset, lo cambiate perché vi garba di più sentire, oppure quando sentite queste lezioni, probabilmente la mia voce c'ha delle frequenze che vi danno noia e magari fanno gracchiare la cassa del vostro computer perché vanno in risonanza e elevate quella frequenza lì. Quindi, cioè, lo usate decine la televisione, eccetera, eccetera. Lo usate veramente, ora decine di volte al giorno, ma molte, molte volte, quasi, quasi di continuo. E un altro particolare curioso della trasformata di Fourier, un altro esempio molto curioso, questo mi è stato suggerito da uno studente livornese che era un surfista e disse: ah, ma allora questi filtri qui sono come quando a Livorno scade la libecciata. Cioè scadere la libecciata vuol dire che ha fatto un paio di giorni di libeccio, quindi vento di mare, e poi smette. Questo è il momento che i surfisti amano molto, i surfisti livornesi. Perché? Perché la libecciata fa venire le onde, che nel Tirreno, insomma, non, un mare poco ondoso, è un mare molto piccolo, quindi da un certo punto di vista sono contenti quando c'è il vento di mare perché arrivano le onde, ma arrivano le onde molto irregolari perché il mare si agita. Quando finisce la libecciata, ricomincia il solito ciclo di brezza marina e brezza terrestre. Queste brezze qui sono brezze, quindi sono venti molto deboli.
Quindi vanno a spengere nel mare, vanno a respingere le onde che sono poco, che portano poca acqua. Le onde che portano poca acqua sono quelle che hanno, perché sono più leggere, un'onda molto grossa hai voglia di soffiargli contro. Un'onda molto piccolina, invece molto appuntita, porta poca acqua e quindi queste prese qui ce la fanno a spianarla, a rimandarla in mare, a indebolirla. Onde molto piccoline, vuol dire che fanno molte pieghe, e quindi sono onde di alta frequenza. Quindi quando scade la librecciata, la brezza terrestre fa da filtro, passa al basso, cioè elimina le onde di alta frequenza, che sono le ondine incasinate, e lascia le onde molto grosse, che arrivano più o meno regolarmente, che sono onde di bassa frequenza, e quindi i surfisti si divertono perché hanno un'onda da cavalcare, capito? Arriva un'onda di 1 metro, poi dopo 1 minuto arriva un'altra onda di 1 metro, quindi loro ce la fanno a cavalcare l'onda, rimettersi a largo e prendere l'onda dopo. C'è un moto ondoso che è simile a quello dell'oceano, dove le onde si formano a largo, sono onde enormi perché sono maree, insomma, sono correnti molto forti e arrivano, però arrivano molto regolari. Quindi anche quando si andate sull'oceano, anche quando il mare è calmo, c'è un moto ondoso regolare ma molto potente. Quindi, se volete, appunto, della serie, continuiamo con la rubrica Stupite i vostri amici e gli raccontate questa cosetta qui della libecciata. Allora, ritorniamo a noi, quindi stop alle divagazioni sulla trasformata in Fourier, che però è un bel esempio, e ora invece entriamo un po' nella teoria metrica, cioè vediamo cosa vuol dire e cos'è importante per noi nello spazio Rn, perché abbiamo detto che siccome tutti gli spazi vettoriali finito dimensionali, che sono quelli che tratteremo, perché noi non vedremo altri spazi, anzi voi non vedrete in tutta la vostra carriera di ingegnere altri spazi, immagino che non siano spazi finiti dimensionali, quindi il vostro modello è Rn. Ora andiamo a vedere quali sono le proprietà importanti di Rn, perché è anche diciamo un modello così funzionante, insomma, perché è una costruzione perché i numeri reali in natura si può discutere se esistano o no, ma quando andate a misurare il rapporto fra diametro e circonferenza non trovate pi greco, trovate un'approssimazione finita. Quindi i reali sono infiniti, sono numeri che hanno infinite, anche se alle volte infinite cifre dietro la virgola, non periodiche come il pi greco, eccetera, eccetera, sono numeri che in natura non potete misurare. Quindi sono reali perché sono una buona, un buon modello della realtà, però reali di ciccia non sono. E infatti sono numeri costruiti, cioè c'è un'assiomatica dietro. Sì, insomma, nel 1800 hanno detto cos'era un numero reale e come si definiva. Allora, quindi vediamo quali sono le proprietà. Siccome è un corso d'analisi, metriche dello spazio Rn di. Ora, d'ora in poi, dopo tutta questa carrellata, la D che usiamo è sempre la distanza, quella che si fa col teorema di Pitagora, insomma la distanza che è indotta dal prodotto scalare canonico su Rn. Allora, vediamo cos'è uno spazio. Prima di tutto, lo spazio più importante per un analista, cioè per chi studia analisi, è uno spazio, abbiamo detto, lo spazio di base è lo spazio metrico, però metrico è un po' poco. Voglio sapere cos'è uno spazio metrico completo. Questo è un concetto un pochino astratto. Se prendiamo x con n, una successione. Diciamo che allora, una successione
una successione x on n è detta di Cauchy se per ogni epsilon esiste un n segnato tale che la distanza fra due elementi x con m e x con n è più piccola di epsilon se m e n sono entrambi maggiori di n segnato. Cioè, da un certo punto in poi, due elementi a caso sono arbitrariamente vicini. Ok? Quindi voi prendete, avete la vostra successione e dite: io voglio che da un certo punto in poi tutti gli elementi, presi due elementi a caso, siano più vicini di un decimo, abbiano distanza fra di loro minore di un decimo. Bene, si può fare, si trova un n segnato tale che. Ma io voglio che siano più vicini di un centesimo. Bene, si può fare, si troverà un altro n segnato, probabilmente più grande, e da un certo poi. Quindi questi qui è una successione di punti che da un certo punto in poi diventano fitti, 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 tutti vicini uno all'altro. Ora io vorrei che una successione fatta così, in cui ogni due punti, diciamo, se volete una maniera più semplice, se questa cosa è vera, vuol dire che ogni punto è vicino al successivo, sempre più vicino al successivo. Allora, se ogni punto è sempre più vicino al successivo, vuol dire che fa una cosa del genere, cioè prima o poi entra tutta e si avvicina a qualcosa. Ecco, allora io mi piacerebbe che questo tipo di successioni si avvicinasse veramente a un punto. Ecco, allora, la successione è detta di Cauchy. Uno spazio, quindi togliamo questo scarabocchino dei punti che si accumulano, perché avete capito, spero. Allora, uno spazio metrico è completo se ogni successione di Cauchy converge. Ok, questa è la mia definizione. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che uno spazio metrico è completo, diciamo in parole povere, perché già successione di Cauchy è complicata. Successione di Cauchy è qualcosa che si accumula da qualche parte. Voi volete che lo spazio è completo se le successioni di Cauchy convergono, quindi se, diciamo in maniera molto povera, uno spazio di metrico è completo se converge quello che vi aspettate che dovrebbe convergere. Cioè, se un oggetto, se una successione ha i punti successivi che sono sempre più vicini l'uno all'altro, a un certo punto ha un limite. Io voglio lavorare in quegli spazi lì, perché non voglio avere la delusione di fare tutta la fatica ad avere una successione che mi aspetto che converga, arriva in fondo e perdermi il limite. Quindi gli spazi, sì, per eccellenza per studiare l'analisi, sono gli spazi metrici completi, perché sono gli spazi che vi garantiscono che si fanno i limiti. Diciamo, almeno le cose che dovrebbero avere limiti, poi le cose possono divergere, possono andare a più infinito, a meno infinito, ma le cose che vi aspettate che siano limitate e finiscano più o meno in un limite, ce l'hanno. Allora, teorema difficilissimo, che quindi lo prendete per buono. Rn è la distanza euclidea, è metrico completo. Diciamo, più che un teorema è che la costruzione di numeri reali che noi non facciamo è fatta in maniera tale che da soddisfare questo teorema. Quindi i numeri reali sono costruiti in maniera tale da essere uno spazio metrico completo. Abbiamo detto prima che i reali in qualche senso non sono,
veramente reali. Sono una, cioè, sono un po' un volo di fantasia, perché quello su cui lavorate sono numeri razionali, perché anzi sono meno ancora dei numeri razionali, perché voi lavorate con in virgola finita, diciamo, si direbbe con i computer, cioè voi immaginate numeri che più o meno possono essere scritti in un tempo ragionevole, quindi o sono periodici o dopo un po' vi scocciate di scrivere le cifre dietro la virgola, quindi lavorate con numeri che si possono scrivere in tempo finito. Quindi no, non volete avere un numero, nessuno di voi scriverà mai un numero che ha un periodo di 100 cifre, perché dopo la quarta cifra vi scocciate e lo troncate lì. Quindi voi lavorate tipicamente, i computer che mandano i satelliti nello spazio lavorano con un numero finito di cifre dietro la virgola, quindi lavorano con molti meno numeri di numeri razionali, che sono infinitamente meno dei numeri reali. Allora perché non si, perché questa palla? Perché non si può lavorare direttamente sui numeri razionali? Lavoriamo sui razionali e basta. Ecco, esempio antipatico, Q con la distanza e con l'idea, non è completo. E si vede subito, perché prendete pi greco, diciamo più che esercizio è la dimostrazione, quindi la si chiama in verde dimostrazione, a pi greco da una parte, e poi io comincio a scrivere le sue cifre decimali, prendo, però ogni volta che aggiungo la cifra scrivo un numero nuovo, quindi questo è il Q1, Q2 è 3,1, Q3 è 3,14, quello che voi siete abituati a scrivere, Q4 è 3,141, Q5 è 3,1415, mi sembra, e poi dopo li sapete voi, o insomma li sa qualcuno, che eccetera eccetera, quindi continuate a aggiungere cifre significative, ogni nuovo numero è una nuova cifra significativa di pi greco. Bene, siamo contenti. Q con n sono tutti numeri razionali, perché sono numeri, voglio dire, 3,1 e 31 decimi, 3,14 e 314 centesimi, eccetera, eccetera. Q con n, per come li ho costruiti, tendono a pi greco. Sono una successione di Cauchy. Q con n è di Cauchy. Perché dico sì? Perché la distanza fra questi due numeri è più piccola di un centesimo, cioè da Q4 tutti i numeri che seguono 4 distano da lui meno di una cifra decimale, quindi meno di un millesimo. Ok? Quindi se voi scegliete il vostro epsilon più, uguale a un millesimo, ebbene da qui in poi ogni due numeri distano meno di un millesimo. Quindi Q con n di Cauchy, Q con n tende a pi greco, cioè se c'è un limite deve tendere a pi greco, perché l'avete costruita così, e pi greco non appartiene a Q. Quindi avete una successione di Cauchy che non converge, cioè converge ma in un altro spazio numerico, non nello spazio che avete scelto Q. Quindi Q non è un buon, non è, è troppo è bucherellato. Non è completo, nel senso che c'è i buchi, se lo scrivete sulla retta reale vi viene bucherellato. Va bene? Quindi Q non è un buono spazio e su Q non ci si fanno i conti, quindi Q agli analisti non gli garba poi così tanto, e quindi non lo usano. Ora, quindi questa è la proprietà fondamentale che RN ce l'ha, se volete è costruito, perché RN si costruisce a partire dai numeri, se qualcuno l'ha fatto, se no ve lo potete leggere, dai numeri razionali, dicendo tutte le successioni di numeri razionali limitate convergono a un numero reale. Quindi pi greco è il numero a cui tendono tutte le successioni che tendono verso pi greco. Radice di 2 è eccetera eccetera. Va bene? È una delle maniere, se no ci sono altre maniere di definire numeri reali, ma più o meno è sempre questa roba qua. Abbiamo detto che è uno spazio metrico completo, ci si vuole fare le cose, e come vi ho detto prima, per le definizioni di limite, io voglio sapere cos'è vicino e cos'è lontano. E in una variabile abbastanza facile, dire abbiamo gli intervalli, dobbiamo generalizzare gli intervalli a più, in più variabili. La cosa più facile per generalizzare gli intervalli è fare una pallettina, una sferetta. Quindi si definisce intorno sferico
di un punto x con 0, una cosa che è b di x con 0 r uguale a d di x con 0, i punti x, scusate, sbagliato. Di x in Rn tali che la distanza da x a x con 0 sia più piccola di r. Questo è un vettore sferico di raggio r. E è la cosa base per dire cos'è vicino o lontano. Quindi qui c'è x con 0 e il mio intorno sferico è questo.